siete sulla Sei Radio, questo è il Fan Club, il contenitore pomeridiano. L'appuntamento è quello classico a quest'ora del pomeriggio con il disco richiesta dopo gli spot Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole. Come promesso, siamo prontissimi per parlare di cinema, quindi andiamo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con Barbara Bernardi e Fausto Caviglia, registi di Ciao Italia. La 6, la radio che fa la differenza. La 6, che radio. The number one station. Allora, siamo con Barbara Bernardi e Fausto Caviglia, registi di Ciao Italia, che è stato presentato oggi alla stampa in occasione dell'uscita che avverrà a Milano e a Roma in due sale. Parliamo prima di tutto del momento in cui è nata l'idea, diciamo, originaria del film. L'idea nasce nel dicembre 2010 leggendo un articolo che parlava di un'associazione culturale italiana che veniva descritta come una forma di resistenza al deterioramento politico e culturale italiano. Parliamo con uno dei fondatori che ci racconta il suo decidere di trasferirsi dall'Italia perché in Italia non poteva più vivere nel modo in cui voleva, come giornalista onesto. Nel film ci sono sostanzialmente, cioè, un tipo di migranti che non sono né quelli che cambiano paese per disperazione in cerca di un modo di sopravvivere, né quelli che hanno aspirazioni squisitamente ed esclusivamente professionali. Come mai questa scelta? Questa scelta è caduta sul fatto che noi abbiamo voluto così rappresentare un cambiamento, diciamo, radicale di vita di queste persone che, non avendo più grossi stimoli nello stare in Italia per tante ragioni, diverse ragioni, decidono di proprio di lasciare l'Italia e di riniziare una nuova vita. Perciò la nostra attenzione è andata su un tipo di migrazione proprio particolare, quella il più possibile definitiva, nel senso un cambiamento definitivo, perché i nostri personaggi si trasferiscono con la famiglia e per vivere a Berlino. Pensando a come è costruito il film, che, diciamo, elabora un discorso molto compatto e molto compiuto, se è cambiato, quanto è cambiato il percorso del vostro film nel corso delle riprese o nel corso delle ricerche che facevate per girarlo? È stato interessante innanzitutto riscontrare come conoscere diverse persone, quindi diversi italiani che si sono trasferiti a Berlino, alcuni di questi avessero proprio scelto, nonostante avessero già un lavoro, una casa, una situazione abbastanza stabile in Italia, di trasferirsi in un altro paese perché non ne potevano più della situazione italiana. Una situazione italiana che era faticosa, una situazione dove si sentivano che i diritti minimi non venivano riconosciuti. E quindi questa cosa ci ha meravigliato, come ci fosse appunto in realtà una continuità tra le diverse storie personali che abbiamo riscontrato nelle interviste, un filo conduttore che rimaneva. E abbiamo riscontrato che questa cosa poi attraversava tutta l'Italia in senso geografico, cioè non era evidenziata in un unico posto, sud, nord, centro, ma attraversava tutta, e anche questo ci ha meravigliato e ci ha anche rassicurato nell'idea iniziale del documentario, appunto, di raccontare questo tipo di migrazione. E poi abbiamo, nel corso della lavorazione, abbiamo cominciato a pensare come rappresentare la città che riceve questa migrazione, Berlino, decidendo di non rappresentarla in un modo turistico, ma che diventi un po' la metafora di altre città meta di questo tipo di migrazione italiana. E quindi abbiamo deciso di raccontare anche una città tra virgolette normale, una città che anche con le sue brutture, con le sue palazzi popolari sbrecciati, finestre normali, quindi non un posto di idilliaco. Sì, io aggiungo che nel pensare questo documentario, io e Barbara ci siamo confrontati tanto sulle domande da fare, ad esempio, a ogni singolo personaggio. Abbiamo stilato una serie di domande, poi abbiamo fatto una cernita, ne abbiamo scelte una decina da fare a
tutti questi personaggi e tutte le persone che poi avremmo intervistato. Questo secondo me dà un'idea molto di, come dire, di coerenza, perché in ogni caso abbiamo avuto delle risposte diverse di fronte a delle domande uguali, e questo ci ha permesso poi anche in montaggio di poter un po' strutturare tutto il film in una direzione che volevamo dare noi. Avete parlato della città e avete parlato delle interviste. Allora, il film si costruisce per lo più quasi esclusivamente di interviste, ce ne sono fatta per, diciamo così, vedute piuttosto vaghe, tutto sommato, sulla città di Berlino. Poi però non si vedono gli intervistati fare nulla della loro vita quotidiana, non si vedono al lavoro, non si vedono interagire con la popolazione locale. Come mai? E se è stata una scelta anche, per esempio, in qualche modo costretta, obbligata dal budget? È stata una scelta, dunque all'inizio non si vedono tutti, abbiamo seguito in parte la famiglia Esposito, che è la prima famiglia che abbiamo intervistato, quindi in quel caso l'abbiamo seguita quando portavano i bambini, quando stavano in casa e lavoravano. Altre motivazioni sono state un po' di vario tipo, nel senso che poi non è successo perché non c'era la possibilità o altro, anche se poi abbiamo, Corrado è anche stato preso all'interno della sua associazione, quindi lui si vede, altre persone non potevano, non riuscivano, e in quel caso diventa, forse volevamo veramente creare più una metafora di questo tipo, di fare un racconto, poi nel montaggio, nella scelta di costruire questo racconto così in modo visivo, di creare una metafora di una situazione che può spostarsi e essere rappresentativa dello stesso tipo di migrazione in Francia, in Inghilterra, in altri luoghi, insomma. Quindi abbiamo deciso di riuscire a montare e alternare le nostre interviste con delle situazioni, con una Berlino particolare, con delle immagini della città particolare che potrebbe essere una qualsiasi altra città. Io allora non credo che siano così vaghe le immagini della città. In realtà, come abbiamo pensato alle domande da fare ai nostri intervistati, abbiamo anche pensato a lungo che tipo di immagini dare, che tipo di visione della città volevamo dare all'interno del documentario, e in questo senso ci siamo concentrati su, la nostra attenzione si è focalizzata su determinate zone della città, anche determinati particolari della città, per cercare per una volta di appunto sfruttare la città per il nostro fine e per portare avanti questa nostra metafora della ristrutturazione, del cambiamento, del movimento, che poi è quello che i nostri personaggi cercano di fare con le loro vite. Allora, il film, se non ho capito male, è finito già da un anno e mezzo. Allora forse vale la pena, è interessante raccontare quello che è stato fin qui e quello che succederà da qui in poi. Allora, quello che è stato fin qui, ha partecipato a due festival in Italia, il Festival di Imperia e il Festival a Padova, internazionale, e poi è stato mostrato, proiettato al cinema di Babylon di Mitte di Berlino, che è un cinema storico della città, dove ha ottenuto un discreto successo, nel senso di pubblico sicuramente, anche di attenzione della città, quindi anche di pubblico misto, italiani e tedeschi che sono venuti a vederlo, e da qui ci siamo mossi avendo anche la voglia di mostrarlo in Italia, cioè da dove parte poi questa migrazione, e quindi verrà proiettato al Cinema Palestrina di Milano e al Nuovo Cinema Aquila di Roma il 30, e poi probabilmente proseguirà, non sappiamo ancora quando, forse per la Cineteca di Bologna, forse Torino e magari in altre città. Giustamente la finalità è quello di distribuirlo e avere la massima visibilità, diciamo, in Italia, però non escludiamo di fare un'azione anche in Germania per cercare di proiettarlo magari in altre città tedesche, appunto dopo Berlino, perché credo che come argomento sia comunque un po' interessante non solo per gli italiani e per l'Italia, ma anche per i tedeschi. Fino a qualche tempo fa forse un'inchiesta di questo genere sarebbe stata prodotta e accolta dalla televisione,
come mai questo film avete deciso di farlo muovere altrove, di farlo nascere e crescere fuori dalla televisione? Fondamentalmente perché, per esempio, io sono un cortista, faccio dei cortometraggi e conosco questa strada dei festival, ho partecipato a tanti festival, perciò so che diciamo la proiezione ai festival e nei cinema crea una buona visibilità, e da lì pensare poi di partire per altre destinazioni, anche la televisione, perché no? In ogni caso è un'ipotesi quella della televisione che avremmo in ogni caso considerato dopo, e infatti speriamo magari di poterlo mostrare anche in televisione. Questa è una possibilità che magari ci auguriamo, io e Barbara. Però io non ho mai messo in dubbio il fatto che la prima cosa era mostrarlo appunto al cinema. Visto l'interesse che questo film ha suscitato su più fronti tra gli italiani rispetto al pubblico tedesco, ma anche i giornalisti italiani l'hanno accolto con una particolare vivacità, allora se pensavate che questo stesso modo di cercare argomenti e poi di ragionarci sopra e lavorarci con un film documentario breve come questo, lungo ma breve, poteva essere un modello da ripetere? Trovo che sia interessante vedere al cinema, e è una cosa, un'onda che negli ultimi anni si è vista abbastanza, il documentario, cioè vedere qualcosa che normalmente prima probabilmente la televisione ti offriva, vederlo proposto anche sul grande schermo e poterlo seguire. Trovo interessante poter parlare di determinati argomenti avendo uno sguardo e raccontare questi argomenti in modo non necessariamente prettamente televisivo, nel senso puntando solo a quel mezzo, ma puntando a un mezzo anche cinematografico. Trovo interessante e trovo bello avere anche questo riscontro col pubblico, per esempio, che nella televisione è molto più mediato. Sì, io credo che uno strumento di questo tipo possa valere anche per altri argomenti. Io credo che argomenti di questo tipo debbano essere dibattuti, nel senso che devono essere, secondo me, mostrati ad un pubblico che poi partecipa a una discussione. Giustamente, come diceva Barbara, la televisione potrebbe essere un buon mezzo per divulgare questo tipo di argomento, ma mi piacerebbe poter dibattere, parlare di un argomento, perché di fatto questo è un argomento che va discusso vis-à-vis con i giornalisti, col pubblico, con le persone, diciamo, interessate a questa questione, insomma. Grazie. Tra non molto